No, non sarebbe, perché passa il tempo, non lo tremo. Allora vedi sono tutti coperti. E adesso li spostiamo. Allora, senti. Poi spostiamo. Allora, senti. Porta un po', ditemi. Giorgio e Valletti, andate alla vostra destra. Porta un po'. No, no, ecco sì, ancora. No, no, alla vostra sinistra. A sinistra, ancora. 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 Ancora un po'. Là. Là. Giorgio, un pochino più. Ecco. Allora, tu, Uberto, ancora un pochino a destra, poco. Uberto, tu, ancora un pochino alla tua sinistra. No, troppo, pochissimo. Che fanno? Che fate qua per terra, Dante? Tu, Giorgio, un po' più alla tua destra. Ma che è acqua qui? E mo' scurimo tutto per terra. Poco, No, no, guardi che è tutto scuro per terra, non si può mettere questa. Tutto nero. E beh, e poi non si risolve niente. E che risolve poi oltretutto? Le orme vengono ancora peggio. No. La lasciamo stare, va? Dai. Oddio, dove va questo? Il zappoppo in qua davanti. Andate pazienza, un momento. Scusa la fiera, non ho avuto ci arrivi, smonta e leva 10.000 al momento, no? Ti volevo montare io da qui, allora. No, 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 prima ci devo montare. No, mettiamo il 25 vero. Shot 2, roll 1, shot 2. No, c'era una confusione. Ah sì? Mettiamo il 25 vero. Facciamo quelle strette, oltre il 50. Allora. Vabbè. Oh, è pronto la cosa del cannocchiale, sì? Certo, bisogna trovarla, perché ci va, bisogna fare, c'è un po' di tempo per trovare quella giusta. Non è una cosa così. Lo potevamo fare adesso che avevamo un po' di tempo, mannaggia. No, ma bisogna farla sulle persone. Fa vedere Vanni, quello lì? Sì, questi sono i pantaloni, questa è la giacca, i numeri dietro e davanti. Bellissime, le strisce non ci sono allora. No, è un colore unito. Ah, meglio, meglio così, meglio. No, 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 quello lì quello va bene. Bellissime allora, bellissime. Come facciamo leggere adesso? Allora. Avete messo il 25 o no? Sì. Attenzione! Ai vostri posti. Adesso bisognerebbe che ci abbassassimo ancora un po'. Devo abbassare un po'? Eh sì, perché sennò così se... Allora, guardi, Sì.
Ecco, là, un po' troppo. Troppo? Per rialza un po' più. Pochino, poco poco. Così e sì, blocca. Così. Sì. Adesso vado un po' via. Sì. Troppo. No, va bene, va bene. No, perché dopo quando mettiamo. No, va bene. È lento da mettere giù là. Sì. Guardi qua la bulla. Sì. Sì, va bene. Aspetti che non c'è la bulla. Ecco. Vi prendono e vi rilegano lì davanti, capito? Li denudano, ecco, e denudandoli buttano gli stracci qui, buttano i vestiti qui. Sì, facciamo un po' tutta l'azione, dunque, però qua io sono dei sodomizzatori, sono quattro, le carne tre, non è tanto semplice. Ma uno si deve occupare di altre, cioè, uno fa una alla volta, Sì. Va bene, allora due dei ragazzi stanno fermi qui, gli diamo la posizione giusta, i sommigliatori legano uno e Franchino per primo qui così. Facciamo Franchino. Ecco, poi a quel punto lì basta l'inizio, perché poi sto sui i quattro che si salutano, poi vengo sui due ragazzi, i due che arrivano e li troviamo già tutti legati. Sì. Intanto facciamo questa cosa qui, allora l'uscita. Rino e ricorda qui va. Entrano già legati loro, ben detto, o no? Sì, però poi dopo ci vogliono quattro corde. Corde, dico dove le prendo? E possono portare loro. Le portano loro direttamente. Sì. 4, 8, 2, 3. Renzo! Aspetta, qui c'è un problema con 2,50, il mascherino del binocolo andrebbe messo a 3 metri. Umberto. Capito? Umberto. Quello si deve muovere. Non mi dica questa cosa tormenta a te. Adesso, o prima o adesso, è la stessa cosa. Eh no, io ci avremmo pensato. Ma perché? A fare qualcos'altro, allora che lui facciamo? Lui ha provato, provammo tutti, parlassi, no? Col 75 dice, mi basta, invece non basta, 75, cioè, dovevamo farlo con 75, col 20-120, andava bene, fino a 75. Fingendo di più, si spappola tutto questa cosa, perché sfogando, fai io vedere dentro, così si rende conto. Allora, per metterlo, ecco, se cosa, già così è già vicino, chiudi tutto, ma siete più niente, già le sbarre non si vedono più, si vede come una nebbia, sì. Vedete le sbarre, quello pazienza, senza il mascherino, quello quasi pazienza loro. Dico, non li trovo neanche, a meno che alla fine, a meno che non si voglia mettere il mascherino dopo, ma noi non sappiamo dove andiamo a finire, dobbiamo vederlo quello che facciamo. No, se si può mettere in trucca, ma in trucca lo metti al centro e non sai quello che andiamo a inquadrare. Invece col 75. Ma col 75 dovrò fare di nuovo, capisci? Resti rendendo conto che mi devo spostare tutta la sé, tutta la finestra ogni volta che facevo i primi piani da su. Infatti così l'avevo pensata pure io da fare, perché bisognava spostare. Io questa mattina non è che avevo pensato, comunque sempre bisognava farla. Allora cosa devi fare? Bisogna andare avanti col 75, invece di stare qua giù e stringere, andare avanti. Possiamo fare? Stessa altezza, dall'altro. Che disastro. Take 5. Basta che tu mi passi per loro come me lo passo Ugo. Ma io vado, devo giocare vicino a lei, però se non mi mettono in difesa io non... Ma guarda, vieni tante volte all'attacco, mille volte, no, vieni. Non fa come il primo tempo contro il Bologna. Beh, ma quello è professionista, quelli per me devono giocare ancora un altro campionato. Non sto dicendo quello, io ho contato 5 passaggi che pure mi passavano per me, che ero libero spiazzato, che era un passaggio facile per te. No, io giocavo anche a te. Non parlo di quello, non parlo di quello. Ecco. Allora, 5 l'ho contato uno dietro l'altro. Ci siamo, 3 passaggi che sono arrivati davanti delle spalle di Barcellona. Sto organizzando una partita, se volete, contro il nostro Colosseo.
Ah, sì. Avete una partita, avete una squadra del Colosseo? Avete già l'avete scontrata. Quella del Colosseo? No, non credo. Sì. Ah, quella dei benzinai? Quella? Sì, 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 la rifacciamo quella. Il benzinai? Chiamavo giù il benzinai, ce l'ho pure io, la prima volta che sì, sì, a vedere, adesso okay, quelli si vendicheranno. Un po' più dura sarà, eh? Mm. No, io dicevo, se posso fare il pallone. Una volta che ho fatto una partita, mi hanno fatto 27 gol, mi hanno fatto uscire la vergogna. 27? No. Perché io di Tonino e Renata. Uno è Renata. La di Frangione. Oppure Susi. Susi. O Susi. Ah no, Susi la prima, quella la vedo. Sì, Susi oggi stesso dovrei farla. Renata e Franchino. Mm. Ma Susi possiamo fare lei stessa con la solita imbarcatura, perché un attimo. Mentre loro devono stare impiccati per tutto il tempo, avere i panichini. Franchino e Tonino. Sì. Sono rimutati. Questi tre che? Quelli che sono vestiti? E lei e basta. Sì, sì, che si vede l'uscita. Dalla porta. Ancora un po'? Eccola così. Dai, attenzione! Ma io non ci sto. Via, motore! Punto. Ho gridato motore perché si andeste. Questo stanno accendendo, c'è un po'. Io non mi dico tutto. Tutto ci stanno, però stanno, vedi, ce ne vorrebbe un altro che sta. Sono sei quadri. Sono quattro persone. Controllo un po' se sta basta, non è come. Ma non è forte il cielo là di dietro, Tonino? Non è forte il cielo là? No? Secondo me poi qui c'è un buco bianco proprio all'inizio. Ma adesso che mi sono spostato, è venuto un... Sono gli alberi, ce n'avete più di alberi? Non ce n'avete più di alberi? Ferretti! Umberto! Ferretti dov'è? Bisogna che questi sia qua oggi, C'è un altro albero. Take 8. Hanno sentito? Forte! Velo! Violenti! Destra! No, mia destra! Ecco, ancora Umberto, vai Umberto, vai, entrate! Ancora Valletti, ancora un po', là, tu Giorgio un po' la tua destra, ecco lì, no, ecco Valletti, là, Valletti si stacchi un pochino da Giorgio, ecco, va bene così, va bene, un altro uguale, Motore, azione, Efisio, fai un passo avanti. Efisio, un passo avanti ancora un po'. Là.
No, andiamo, su. Attenzione. Siete che sono in Italia, lui si avvicina così e finge di bruciartelo, hai capito? Take 11. Dopo. Mamma mia, che schifo. E ma da vicino come faremo? È tutto, tutto. Il attacca meglio. Ma molto meglio. Si attaccano, non capiscono perché. L'altra volta si ricordano, sì. Attaccati perfettamente. Adesso. Allora Valletti, ha capito come deve fare, no? Arriva lì, si spoglia, butta la vestaglia sulla. Accende la candela e viene. E viene avanti tenendo la candela. L'accende lì la candela, perché altrimenti lì sono tutti nudi dove li tengono. Una particina cattiva per me. Non esiste. Fra la prossima scena vedrai cosa farai. Meno male, va. Vedrai cosa farai, non hai idea. Meno male. Sì. La vestaglia però, la candela accesa. No, lei deve togliersi la vestaglia. Qui allora. Qui. Naturale. Si toglie la vestaglia, la butta sulla sedia, prende la candela, l'accende e poi piano piano, senza aver fretta, con questa candela accesa, va lì e quando è vicino finge di bruciare il sesso di Tonino. Si avvicina così. Si avvicina soltanto così al sesso. E lì dello stop. Umberto, però io adesso ho tutte queste difficoltà, devo mettere in mente tutto io, perché prima sarebbe Trisha che mi aiutava, sì. Adesso naturalmente Fiorella è tutta presa dal capito, perché poi devo rifare in dettaglio tutte queste cose. Sì. I dettagli posso cominciarli appunto da questa scena, diciamo così, forse. Quelle di prima non c'è bisogno di dettagli. No. Più basso, un po' più basso lì. Take 12. Valletti, vada al suo posto. Valletti, al suo posto. Reggi davanti qui. Sandro. Gli attori. Non stavano per Vettoretti? Sì. Elio. Poi bisogna prepararla la torretta in modo. Hai capito? No? Abbiamo una per lei e una per la grata. Sì. Sì, va bene qui. Va bene? Sì, sì, viene piano americano. Ecco, sì. Questa è per la macchina, la posizione giusta, una per metà a 3 metri, e poi ne metteremo una per la macchina. Oh, per il primo piano secondo me si può anche falsare. Fatela quella rote così. Sì. Mo ci organizziamo, piano piano vedrai di. Sì, ti lasciamo un. Adesso spegni un po' la luce perché sì. Sennò si brucia tutto. E new! Poi quando era finito il film, se Stefano voleva parlare, sì. Quando sarà pronto. Sì, sì, va bene. Ho dato le poesie in altri argomenti, ma non esce mai, che sono argomenti aggregarzanti che è un po' in crisi, sì. Adesso siete. Torino, per fare i primi piani possiamo anche falsarci un po', forse, no? Per fare i primi piani grossi. Possiamo. No? Più al centro. Beh, un pochino più al centro. Tanto adesso lo mettiamo sulla macchina. Si muove. Va bene da là? Sì. Take 14 on roll 3. Attenzione! Allora, come prima, faccio una panoramica in più,
All'azione voi, tu ti lamenti, gridi e voi lo tenete fermo, eh? A Valletti accende la candela, eh? Attenzione, ecco Giorgio, ecco, sì, ancora un po' più a sinistra, ecco, avvicinati un po' Uberto, ancora un po', là, eh? Sì, Tonino, tu guardi in macchina, eh? Tu guardi dentro qui. Capito? All'azione. Tu urli, piangi guardando il più che puoi dentro in macchina. Voi no, invece, lo tenete fermo normalmente, eh? Attenzione, via, motore. Azione! Urla, guardi in macchina! Guardi in macchina! Urla, urla! No, Valletti! Ho detto che lei deve fare lezione da quando le dico Valletti! Numero... No, su Valletti! Azione! No. Niente, non si è accesa la candela, no, eh? Lo rifaccia, lo rifaccia. Ah, bene, pareva che si fosse spenta. Buona, buona. Allora metti buona per... Most likely on this last chart, which was number 15, the slate was beaten before the tape was running. And this is not sure, because we are far away from each other. The tape is at one end of the studio and the camera is all the way at the other end. E così, così va bene. The next one is number 16. Dai. Pronti? Con calma, Valletti, non guardi mai in qua, eh? Attenzione. Motore. No, faccio... Ma bisognerebbe farlo più grande. Possiamo far venire avanti più lui? Possiamo farlo venire un po' avanti, sì. Lui. Vieni avanti, Tonino, venite avanti tutti. Venite avanti tutti. Ancora un po'. Là. Mi spiace, mi prendi il fuoco. Ecco, sì. Così ci sono due sbarre, un po' coperte. Tonino, scusa, mi guardi un attimo, se prendo il fuoco. Scusa, un attimo, gli occhi... È il momento in cui ti sta bruciando il sesso, capito? Attenzione, guarda dentro Tonino, guarda lì, urla guardando sempre lì, via motore. Sì, come dicevi prima, ma l'importante è che tu il più possibile guardi, non sempre, ma il più possibile guardi lì, eh? Via motore, dai, urla, urla. No! 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 Guarda. No! No! Ecco, gli altri. Top, però hai sempre gli occhi chiusi e non hai mai guardato in macchina. Capito? Se tu chiudi gli occhi non guardi in macchina. Via, motore. No, non lo vedo, più alto. Ecco lì così, eh? Era. Ma non si è visto il 66, guardi. Non si è visto, no, perché. Ecco, fermo. No, un po' più alla mia sinistra. Là. Scusi, mettimi il fuoco un attimo, che sono molto fermo. Eh? Sì, sì. Dovete tenerlo più fermo voi. A un certo punto fa una cosa. Fa una cosa. Chi le sa far meglio? Con più cattiveria, tu lo prendi per qui, gli tieni ferma la testa, in modo che lui va meno su e giù, stai un po' fermo, immobile e vedo gli occhi, capito?
Attenzione, via. Motore. Dai, diventa serio, Tonino. Guarda la macchina. Dai, urla. No! No! Apri gli occhi! Apri più gli occhi! Apri più gli occhi! This is interview, roll 8, take 28. Interview with Tatiana, one of the actresses. I'm supposed to. Can you talk about your work with Pasolini, what it means to you, how he does it? Yeah. I cannot tell you too much about it, but for me it was an interesting experience because I'm sure that Pasolini is very particular in everything what he does, especially for us. Usually, as much as I know, as everybody knows, regista prepares you somehow for what you're supposed to do, and he explains you everything, and so you prepare yourself before. And you know more or less exactly what you're supposed to do, which way you have to act. But Pasolini gave us an opportunity to be really shocked with whatever we did. He never told us before, so every day was surprising for us. And he was expecting us acting naturally. So when we were supposed to do something horrible or something interesting, we were all afraid or interested, because we were told, usually we were told just 3 minutes before what we are supposed to do. And it's useless to say that he is very intelligent also in the way he's talking to people, he's explaining you what to do. He's very quiet, very gentle, and he expects you to be intelligent enough to understand him. Were you shocked at all by the sexual and the cruel things, and how did you react to having to do them? No, we were not really shocked. First, we were afraid, very much afraid, because we expected real acting, but the whole movie is a kind of, for me, from my point of view, it's full of symbols, and we are supposed to be symbols, also symbols. We were supposed to symbolize this, I don't know, to realize his ideas in a particular way. So the whole movie is so cold. So we never felt really acting, really making love, or really suffering. But I mean, in a physical way, but psychologically, we really felt it. So we were acting more with brains than physically. That's my point of view. Mm-hmm. Thank you. Interview with Quintavalle, roll 8, shot 29. Could you explain your relationship with Pasolini? Yes. I knew Pasolini as a writer. We are both writers, but I had never had any experience as an actor. He thought my face would apply to the part he was thinking about,
I was interested in the book, which is a book that I believe is a very stimulating book, The 120 Days of Sodom, and I was quite interested in working with a director who is one of the most important directors in Italy nowadays, and who is an intellectual director who doesn't make simply commercial films, but always makes works of art. Therefore, I accepted to act this role, although I had very great doubts as to my acting ability. Pasolini has a very simple manner of putting people at their ease. This I discovered on just the first day I was on the set, when naturally I was nervous, but he managed to calm me and set the, I would say, the atmosphere in a way that it was easy for me to continue. And little by little, I discovered that I had these this histrionic ability, which I would completely ignored beforehand. And therefore, it's been quite an interesting experience for me, as I realized that I could do something that I completely thought was completely impossible for me to do, that is, act in front of a camera, in front of other people. We discussed it at the beginning of the film. Naturally, I asked him for the text for the screenplay, and naturally I knew the book, so I compared the two and I discussed the way he had developed the screenplay from the book. I must add, though, that he hasn't done this with all the other actors, especially with the young boys and girls. Many of them didn't know, or maybe don't yet know now, what they are doing, as they he tells them just at each take what they must do: stand up, sit down, walk here, cry, laugh. He also does this with me and with the other professional actors which he has in here, but that's different because we already know part and what the scene means. I understand he believes that this is the best way to make amateur actors work, and I'm an amateur actor too. Therefore, he actually doesn't make us rehearse, but he tells us what to do. If we have a speech to say, he makes us learn it by heart. Then he tells us, speak, and I don't know, looking at the camera, look left, look right, stand up, move your hand. He just tells us while we are doing it, and he shoots straight away without rehearsing, even if it's a complicated scene, like when there are many people or a group of people moving around. He asks us to act without rehearsing because he believes that with the amateur actor, the first take many times is the best. And therefore, although we make several takes, he will use the first one because it's more natural. He believes in casualness, naturalness, and things happening on their own without being ordered exactly by the director. He hasn't told us theoretically about it, which I mean would be a difficult speech with many of the actors who can't believe, but naturally he's following the Artaud techniques, of which I am aware, and maybe others there who are professional actors are aware, but he just he hasn't told us specifically to act according to a certain acting technique. We are realizing he's doing it, and he's not using a realistic style at all. He's not using psychology. We are not psychological characters. He just wants us to be very stylized and rather schematic in the things we do and the way we move.